Il battistero di Pistoia, nato nel 300, rivive i giorni della sua giovinezza. Vestiti come allora, i portatori dei gonfaloni, tra cui notiamo quelli delle quattro porte, leone, cervo, grifone e drago. Sulla piazza, tra Duomo e Palazzo Comunale, torna a disputarsi con retta fedeltà alle regole antiche la giostra dell'orso, per molti secoli interrotta. Ma oggi, appena Messer Mossiere fa cenno, il rame percosso sguinzaglia il galoppo dei cavalli. A due per volta partono i campioni. Sono 12, uno per ciascuna delle tre compagnie messe in campo dalle quattro porte o brigate. È una contesa di velocità e di mira. Si deve arrivare primi a colpire la zampa destra dei due orsi che reggono i bersagli. Allora la sinistra cade automaticamente per non punire il feritore. L'orso è l'animale araldico dello stemma cittadino. I tamburi rullano la vittoria della brigata dell'orso. Chi vince individualmente diventa cavaliere Speron d'Oro. Gli amici dal palco della banda lo accompagnano con una marcia eseguita a piene mani.